Ciao ragazze, allora oggi sono in questo video vi voglio far vedere una novità anche del mio canale, visto che di solito non parlo di questo. Praticamente è la Sugar Box, credo che molti di voi la conosceranno e a me l'hanno inviata. Questa è quella del mese di luglio, ve la mostro e ve ne parlo un pochino. Allora, questa è la Sugar Box di luglio. Ogni mese ha una scritta qui sul lato, come vedete. Questo mese il cartoncino è sull'arancio e la frase è presa dal libro di Shakespeare, Romeo e Giulietta. C'è scritto: la voglio vedere dopo questo ballo, come sarei felice se la mia mano rude sfiorasse quella sua. Ha mai amato il mio cuore? Negate occhi, prima di questa notte non ho mai veduto la bellezza. È molto, molto carina. Il packaging è semplice, con una scatola di cartone, è impreziosita da questi fiori qui alla fine sulla destra. Ed è la scritta qua Sugar Box, poi voi la aprite e questo è come si presenta all'interno. Anche qui sopra ha i fiorellini. All'interno trovate questo, che è il cartoncino in cui vi spiega tutto quello che troverete dentro alla scatola, tutti i prodotti che ci sono e come vanno utilizzati, i siti internet dove poterli trovare. Poi ci sono delle brochure, c'è questa qua di Lila Steel che è un solare protettivo, e poi trovate questa bustina, questa qui che si apre. E questo è tutto quello che troviamo dentro alla nostra Sugar Box. Allora, spiccano così, saltano subito agli occhi questi due, che sono i due solari della brochure che vi ho fatto vedere, della Lila Steel, protezione 50. Sono piccolini, infatti credo per quello siano due, sono da 5 ml e sono molto carini perché sono piccolissimi e facili da portare, da portare dietro. Ecco, questo qui è. Vedete? 5 ml e 50 di protezione. Come ho detto, la protezione per me è molto alta, è vero, io non sono scura, però comunque siccome al mare già sono andata e comunque non metto mai protezione 50, troppo, davvero troppo alta per me, credo che essendo 2 e quindi essendo già 10 ml, li utilizzerò per i tatuaggi. È vero che anche i tatuaggi che ho fatto ormai sono datati, ce n'è solamente uno che ho fatto da poco che è piccolino, però andando al mare spesso, magari già la prossima settimana che andrò in ferie, posso utilizzarli per quello e anche magari intorno al contorno labbra, non sulle labbra ma il contorno. Quindi questi due sono due mini size. Poi c'è una matita, c'è una matita occhi, questa qui è della Elan, che io non conoscevo ma poi mi sono documentata un po' su internet. È una marca che viene venduta in erboristeria, è una matita di, cioè un full size, è verde. Vi faccio vedere un attimino il colore. Eccola, è molto bella, molto bella. Il verde è un pochino, questo verde è un pochino simile al colore dei miei occhi, quindi
Mi piace, ho visto che potrete trovare anche un altro colore e anche altri e anche un altro tipo di matita, sempre per occhi, fatta divisa a due, quindi un duo di un colore più scuro e un colore più chiaro. Credo ci sia verde e viola. Poi della stessa marca c'è il mascara. Come ho detto, anche questo potete trovarlo nelle erboristerie e il prezzo praticamente di questi due prodotti supera i 15 euro della Sugar Box, perché prendendola con l'abbonamento la Sugar Box vi viene sui 15 euro, 15,99 euro al mese, e praticamente questi due prodotti superano già tutto il prezzo della Sugar Box e sono prodotti credo biologici. Anche se non ho visto l'incipa, comunque vi farò sapere e lo scriverò sotto. Il mascara è nero. Questo è lo scovolino. Sono molto contenta di aver trovato questo prodotto perché mi serviva un mascara, li avevo terminati. Non mi andava mai di andarlo a ricomprare e il destino ha voluto che si trovasse nella Sugar Box. Quindi lo proverò. E poi vedremo. Speriamo che sia buono come prodotto. Poi ancora abbiamo la linea, questa qui, della Nashi Argan. Sono praticamente un set di mini size. C'è lo shampoo, il condizionatore e l'olio. Qui vi spiega come vanno usati. Dice di usare lo shampoo sui capelli bagnati e massaggiarlo delicatamente, così otterrai una mousse morbida e avvolgente. Risciacqua e se necessario ripete l'operazione. Il condizionatore sui capelli lavati e tamponati, distendi il condizionatore sulle lunghezze e sulle punte. Se desideri puoi aiutarti con un pettine. Attendi 3 minuti per permettere al trattamento di agire sul capello e procedi con il risciacquo. Prima dell'asciugatura, poi versa una piccola quantità di olio sul palmo della mano e distribuiscilo delicatamente sulle lunghezze, aiutandoti con un pettine. Non risciacquare e ora i tuoi capelli sono pronti a ricevere la piega perfetta. Io era un po' di tempo che avrei voluto provare l'olio d'argan per i capelli. Non l'ho mai preso perché poi alla fine mi sono convinta a prendere quello ai semi di lino dei Provenzali, con cui mi trovo molto bene. Adesso ho questo campioncino, questo mini size che si presenta dentro questa bustina e lo proverò, vediamo un po'. Se mi piace me lo vado a prendere. Allora, questo qui è l'olio dentro questo campioncino, dentro questa boccettina di plastica 5 ml. Poi c'è questo qui che è il condizionatore e questo qui che è lo shampoo. Sono questi di 30 ml l'uno. E ricapitolando, in mini size c'è la linea della Nashi Argan, quindi shampoo, condizionatore e olio. Sempre in mini size ci sono le due creme della Rila Steel, la protezione 50 da 5 ml. E full size ci sono il mascara della Elan e la matita per gli occhi. Devo dire, questa, come già detto, è la mia prima Sugar Box, ma sono rimasta molto contenta. Non sapevo quale mi avrebbero mandato, se quella di luglio o quella di giugno, visto i tempi. E so che in quella di giugno c'era il Bioil, il rossetto della Revlon, mi sembra. E altre cose che comunque già mi piacevano. Ma quando ho aperto questa sono rimasta contenta lo stesso. Mi piace la linea della Nashi Argan e sono molto curiosa di provarla. Mi piace la matita e anche il mascara. Per quanto riguarda la protezione, come ho detto, è un po' alta, ma comunque la utilizzerò lo stesso. Niente, vi lascio comunque sotto nell'info box tutte quante le informazioni della Sugar Box, il loro sito internet. E niente, ci vediamo alla prossima Sugar Box. Ciao ragazze!